Diamo spazio alle immagini. In totale mancano 12 giocatori all'Inter. Inter che si propone con difesa a 3 nel Piacenza out Cardone. Un Piacenza migliore dell'Inter nel primo tempo. Prova alla conclusione Riccio e Fontana fa subito intravedere quella che sarà la sua grandissima giornata. Poi il colpo di testa di Adani. Piacenza in avanti con Cristante. Hübner, grande chance, era stato scavalcato dal cross Cannavaro, mette fuori Hübner. Poi Lamacchi, un'occhiata a centrare, l'avvitamento di Di Francesco, il colpo di reni di Fontana. 35 anni suonati per Fontana. Impiega molto tempo Recoba a calciare il corner, sposta anche la valigetta di un fotografo. Passano circa 10-15 secondi e c'è la deviazione di Biagio che sorprende la difesa del Piacenza. Una dedica, benvenuto Jacopo, dedica al nipote, il figlio della sorella appena nato. L'ultimo tocco è di Riccio, palla che in pratica passa tra 4 giocatori del Piacenza. Piacenza che occupa molto bene gli spazi. Hübner era in ritardo, Cannavaro mette fuori con l'interno del destro Hübner. Un Piacenza dunque che si ritrova in svantaggio dopo il primo tempo pur avendo giocato meglio dello squadrone nerazzurro. Emiliani in avanti, ancora Hübner, grande occasione, ma prodigioso il riflesso di Fontana, parata di piede. Poi Di Biagio prende l'iniziativa, allarga Recoba, Di Biagio segue l'azione, di petto fa fuori 2 avversari e batte guardal bene in uscita con un tocco indovinatissimo. Fuori causa, Campagnaro, Cristante e Di Biagio che colpisce. Di Biagio già ammonito, qui interviene fuori area su Marisca, c'è calcio di punizione, va a Marisca. Fontana in controtempo con l'altra mano, con la mano destra. Poi Montagni si sistema la palla, Riccio, Fontana si oppone, attualmente non può bloccare in questa occasione. Attenzione a questo episodio. Coco su Hübner, l'ultimo tocco è chiaramente del nerazzurro, ma Gemignani assegna la rimessa all'Inter. Non ci sta, Hübner protesta e probabilmente a questo punto esce fuori qualche parola grossa dalla bocca di Hübner, perché il primo assistente dell'arbitro richiama l'attenzione di Paparesta e il direttore di gara estrae fuori il cartellino rosso. Espulso Hübner, siamo al 12° della ripresa. Il Piacenza rimane in inferiorità numerica, veementi le proteste dei giocatori del Piacenza, fa fatica Paparesta a contenerle, non estrae però altri cartellini gialli. Poi dentro caccia per Campagnaro, Beati per Di Biagio. Riccio, sinistro Fontana, ancora giornata strepitosa. Viene valutata regolare la posizione di Crespo. Crespo contro guardal bene, Crespo commette forse uno degli errori più pesanti della sua carriera di attaccante. Poi anticipo di Cordoba sul suo stesso portiere, entra Pasquale al posto di Coco, intanto caccia, Montagno, c'è solo la forza nel suo sinistro. Morfeo, vede Crespo, grande altruismo da parte dell'argentino. Recoba, colpo sotto, gol di gran classe, subito il ringraziamento a Crespo e Cooper capisce che a questo punto è fatta. Rivediamo l'assist di Crespo per Recoba, giocata a sopraffine. Ma non muore mai il Piacenza. Caccia, deviazione, calcio d'angolo. Poi punizione per Marisca. La distanza è notevolissima, ma è strepitoso il destro di Marisca, non può nulla, il pur ottimo Fontana. Gran gol di Marisca che ha studiato a lungo le punizioni del Piero in allenamento al Comunale di Torino. Davvero prodigiosa questa trasformazione su calcio di punizione, merita ancora un replay. Poi Marco Lin è entrato proprio al posto di Maresca, infortunato, problemi muscolari per lui, calcio d'angolo e c'è un contatto tra Pasquale e Bruno, per Paparesta tutto regolare. Poi giudicata irregolare la posizione di caccia, sempre da Gemignani, ci si avvia al finale di partita, corner di Recoba, Recoba che ha fatto un gol e in pratica è entrato in tutte le altre azioni da rete dell'Inter, ci riprova Recoba, Crespo sul primo palo, mette dentro. Dunque gol anche in campionato per Crespo, grande protagonista in Champions League. Rivediamo la sua rete sull'assist perfetto di Recoba. Ma ancora cuore il Piacenza, chance per Tosto in zona recupero. Dopo 3 minuti di recupero fischia alla fine Paparesta. Recoba, grande protagonista, superstar Fontana, ma il vero grimaldello, l'apriscatole del match oggi è stato Di Biagio alla sua 4ª doppietta da quando gioca in Serie A. Linea a Maffei.